Robbie Downs aveva 13 figli. Il più juventino, Alberto, disse al padre: Padre, dammi la parte degli scudetti che mi spetta. E il padre divise tra loro le vittorie sportive. Dopo non molti giorni, il figlio juventino raccolse le sue cose, uscì dal gruppo e partì per un paese lontano e là sperperò i suoi rigori tifando da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio dell'Empoli, del Sassuolo e del Verona, che lo mandarono nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le vittorie dei porci, ma nessuno gliele dava. Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti interisti in casa di mio padre hanno soddisfazioni in abbondanza, ed io qui muoio di tristezza. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il calcio e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio disse: Padre, ho peccato contro il calcio e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui la maglia nerazzurra più bella e rivestitelo, mettetegli un tripilete al collo e i calzari di Simeone ai piedi. Portate Massimiliano, il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa e cantarono tutti insieme. Juve, 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 Juve.